Buonasera a tutti e grazie per essere anche stasera insieme a noi, come sempre un grande piacere sapere che ci seguite e buonasera anche a voi tutti qua in sala. Eh, giusto due cose prima di passare la parola all'amico Alessandro. Eh, L'8 di maggio, lo, eh, scusate, il 6 di giugno è prevista un'osservazione del sole col filtro H alfa per vedere le protuberanze solari, sembra che il sole si stia risvegliando, adesso ultimamente un po' di protuberanza appaiono sempre sul disco del sole. È previsto farla in specola, ma per motivi logistici e anche di pubblico probabilmente la faremo in luogo pubblico, giardini pubblici piuttosto che piazza Marconi. Comunque là, il posto verrà definito più avanti. Altra cosa importante, stiamo pianificando, programmando un viaggio, una gita all'osservatorio astronomico dell'Alta Provenza in Francia, vicino ad Avignone, per il 2 e il 3 di giugno. Perché il 2 e il 3 di giugno? Perché il 2 è festa, il 3 non è festa, ma siccome là le visite le fanno solo il mercoledì, allora quel giorno c'è disponibilità e quindi a breve, nei prossimi giorni, pubblicheremo sul sito e sulla pagina Facebook il programma della gita con anche riferimenti per andare in agenzia a prenotare il tutto. Eh, come dicevo, non voglio togliervi altro tempo, passo la parola ad Alessandro che vi riassumerà un po' il programma e ovviamente presenterà l'ospite di stasera. Grazie. Grazie, buonasera. Sì, non è che abbia molto da aggiungere perché ormai il tempo avanza. Anzitutto un ringraziamento alla nostra giovane relatrice eh, Valeria che ha accettato l'invito di venirci a parlare di questo personaggio, eh, Guido Ord Arturo. Eh, sono quelle persone eh, che eh, di fronte a un problema, un problema che avevano tutti, eh, gli astronomi dell'epoca, riesce a trovare una soluzione veramente valida e, e quindi ecco sono quelle persone che meritano di essere ricordate. Ecco perché è stato inserito nel, nel programma, anche perché gli strumenti sono quelli che poi fanno avanzare la conoscenza la ricerca eccetera. E, una notizia che avevo io eh, da dare oltre a questa, eh, c'è il Monsignore della Cattedrale che ci ha eh, richiesto di fare ancora il pendolo di Foucault. Eh, siccome abbiamo la ditta che ci ha rifornito la sfera, non so se sapete, c'è un pendolo sul torrazzo ormai che sta funzionando, però in cattedrale è un altro mh, ambiente e quindi i primi di aprile, mh, appena prima di Pasqua, ecco, dovremmo fare questa cosa e quindi chi fosse interessato, eh, perché eh, qualcuno non, non l'ha visto e poi ci sono sempre le giovani generazioni che insomma desiderano anche loro apprendere e quindi ecco perché facciamo questo. Eh, niente, lascio la parola qui alla nostra relatrice. Eh, quello che sentirete stasera è oggetto della sua tesi eh, e quindi è um, una cosa che l'ha impegnata immagino piuttosto a fondo, eh, tra l'altro eh, il professor Bonoli che l'ha seguita, eh, um, una persona notevole eh, che ricordo ha seguito anche le Olimpiadi di Astronomia, fa parte di commissioni, cioè è un personaggio e quindi l'alunna, anche se adesso va bene, dovrebbe essere molto preparato su questo argomento. Buona serata allora. Prego. Allora, buonasera, ci tengo prima di tutto io a ringraziare il gruppo Astrofili per avermi dato la possibilità di essere qui questa sera e di raccontarvi, eh, parlarvi di questo tema al quale tengo molto. E ringrazio anche voi per essere qui presenti, spero possiate perdonarmi nel caso in cui l'emozione mi giochi dei brutti scherzi perché non sono particolarmente abituata a fare serate di questo tipo. Tutto il materiale eh, diciamo, sul quale si è basato questo lavoro è presente nell'archivio storico del Dipartimento di Astronomia a Bologna e ehm, in parte questo materiale è materiale pubblico, quindi eh, è materiale che Orna stesso negli anni ha pubblicato in alcuni articoli, parte di questo materiale invece è materiale inedito. Ehm, preso principalmente da alcune lettere che eh, gli eredi di Horn hanno praticamente donato all'università. Per iniziare è importante eh, prima di tutto dare qualche tappa importante della vita di Horn. Horn nasce a Trieste nel 1879, lo stesso anno di Albert Einstein, e ehm, nasce in una famiglia ebrea. Perde il papà però quando ha soli due anni e ehm, viene principalmente cresciuto dal nonno materno che era un rabbino capo della città di Trieste. Trieste allora non è una città italiana e quindi per Orn è naturale proseguire gli studi a Graz e a Vienna. Eh, a Vienna si laurea, in una, eh, si laurea nel 1902 con una tesi in dottorato su... Ehm, di dottorato, scusate, eh, sulle comete e poi il primo lavoro di Orne è quello eh, nella propria città natale, cioè l'Osservatorio Marittimo di Trieste, dove non si occupa di astronomia ma di meteorologia. Orna, però dopo questo lavoro eh, fa una scelta diversa, lui si sente italiano e quindi decide di eh, passare di fare domanda in Italia fare il suo lavoro d'astronomo effettivamente nella nostra nazione e per questo motivo viene chiamato a Catania. Catania è una tappa molto importante per Orn perché inizia qui realmente la, carriera, la sua carriera scientifica ma eh, la ritroveremo eh, anche alla fine di questa serata per un altro motivo. Si sposta poi a Torino, arriva a Bologna appena prima eh, della Prima guerra mondiale, ma eh, quando questa inizia, Horn e il suo sentirsi italiano lo porta a voler ehm, servire la propria nazione al fronte. Horn, eh, però, con questo cognome sarebbe stato facilmente riconosciuto in realtà come disertore e per questo motivo eh, si fa conoscere non più come Guido Horn ma come Guido d'Arturo. In realtà questo cambio di cognome, cioè noi non sappiamo esattamente perché lui abbia scelto d'Arturo come cognome, ma lo possiamo facilmente immaginare, sia perché il, papà, in realtà, il nome del papà era appunto Arturo, sia perché Arturo è, una delle, è il nome delle, di una delle stelle più brillanti del cielo. Alla fine della Prima Guerra Mondiale rientra a Bologna, ma eh, vi rimane per poco tempo perché chiamato subito mm, a Roma, e, perché è chiamato subito a Roma, ok scusate. Una volta a Roma, anche qui in, in realtà vi rimane per poco tempo, viene richiamato a Bologna nel 1921. Per occupare il posto che era rimasto vuoto di direttore dell'osservatorio. Inizia così una lunga carriera scientifica a Bologna, durata oltre 25 anni, anche se non in modo consecutivo a causa della seconda guerra mondiale. Nella seconda guerra mondiale lui viene allontanato dal proprio lavoro perché appunto è ebreo. Muore poi a Bologna nel 1967. Orne, eh, vi faccio questa introduzione su Orn per eh, farvi capire un po' il personaggio. Orn era fortemente eh, legato agli astrofili, provava per loro una grande ammirazione e ehm, questo è praticamente un passaggio di un'intervista radiofonica fatta alla fine degli anni 50 e inizio anni 60, non sappiamo esattamente eh, l'anno corretto. Il giornalista chiede a Orn, eh, "Lei sa certamente, maestro, che gli astrofili italiani nutrono per lei un'autentica venerazione. A che cosa la attribuisce?". E Orn risponde in questo modo: "Ha ah, tutta bontà degli astrofili. Chi si appassiona alle cose celesti non può essere che buono". È vero che anche fra gli astronomi ci sono dei malvagi, ma allora si tratta di mestieranti per cui l'astronomia rappresenta soltanto una carriera, mentre nell'astrofilo si ammira sempre il disinteressato e perseverante amore della scienza. Da questa risposta possiamo sì capire l'ammirazione di Orna verso gli astrofili, ma in realtà capiamo anche che... Mm, Orna non provava la stessa ammirazione diciamo, verso i colleghi, infatti eh, tutto il lavoro fatto da Orna in realtà eh, all'epoca non è stato assolutamente capito, soprattutto in Italia. Orna ehm, è stato molto importante nell'astronomia bolognese e elenco qui alcune, ehm, diciamo, alcuni lavori da lui eseguiti, alcune tappe molto importanti. Nel 1926 e nel 1936 eh, organizza delle spedizioni per osservazioni di eclissi solari, eh, prima eh, in Oltregiuba e poi nel Peloponneso. E vi faccio vedere alcune fotografie dell'epoca dove Horn, questa è la spedizione del 1926 e Horn è quest'ultimo, mentre invece questa è la targa che è stata deposta dove è stata fatta l'osservazione dell'eclissi solare come vi dicevo però è fortemente legato all'amore per la divulgazione dell'astronomia e proprio per questo motivo nel 1931 fonda la rivista Celum. Questa rivista è la prima rivista eh, di divulgazione astronomica a livello nazionale. Vi faccio vedere ora la copertina. Questa è la copertina del 1931, questa invece è l'ultima copertina di Celum che corrisponde all'anno 1986. Ehm, quindi abbiamo detto che Horn muore nel 1967, quindi in realtà la stampa di, della, di questa rivista è andata molto oltre rispetto eh, dopo diciamo, la morte di Orna. Orn negli anni di Bologna ha cercato di arricchire eh, la biblioteca e l'archivio dell'università, sia con articoli scientifici nazionali e internazionali, ma anche con eh, volumi storici antichi. Infine Horn è riuscito a inaugurare nel 1936 la stazione osservativa di Loiano. Questa, è la, questa stazione osservativa viene utilizzata tutt'oggi dagli astronomi, è molto importante anche perché è la prima stazione osservativa che viene praticamente ehm, costruita a Bologna al di fuori della città, perché già allora iniziavano ad esserci problemi di, dovuti, eh, per le osservazioni dovuti principalmente all'inquinamento eh, generale, all'inquinamento luminoso. Vi faccio ora vedere una fotografia sempre dell'epoca. Di Loiano, dove qui questo edificio è praticamente la foresteria che viene tutt'oggi utilizzata, mentre invece eh, do qui dove abbiamo la cupola era eh, posto il telescopio per fare osservazioni. Ora sono entrambi presenti, la foresteria viene tuttora utilizzata, mentre invece il telescopio che viene usato oggi è in realtà un altro ed è stato costruito ehm, in un'area qui vicino sulla destra. Essendo molto più grande, c'è stato bisogno di, ehm, di creare una nuova struttura. Noi, però, questa sera approfondiremo invece un altro lavoro fatto da Horn, che è il telescopio con specchio a tasselli. Allora, ehm, vi mostro ora la situazione dell'astronomia, o meglio degli strumenti astronomici in quegli anni. Ci troviamo quindi negli anni 30. Il telescopio eh, più grande e in uso più importante in quegli anni è il telescopio Hooker. Questo telescopio è formato da uno specchio primario che ha un diametro di 2,5 metri e mezzo ed è questo proprio il telescopio utilizzato da Hubble per le sue importanti eh, ricerche e studi e scoperte. In realtà, però, l'astronomo. Per poter avere sempre più informazioni, per poter proseguire nella ricerca, ha bisogno di strumenti che siano sempre più potenti. E eh, per ottenere sempre quindi informazioni più dettagliate e nuove è necessario ehm, aumentare il diametro di questi specchi primari. Ed è per questo che nel 1928 in realtà è già iniziata la progettazione del telescopio eh, Eil. Questo telescopio ha un diametro di ben dovrebbe avere un diametro di ben 5 metri, ehm, quindi il doppio rispetto a quello Hooker e eh, possiamo dire che il panorama astronomico internazionale è in realtà eh, molto, molto preso dalla possibilità di osservazioni e quindi di dati che si potranno ottenere con questo nuovo strumento. Orn però non si sofferma ad attendere diciamo, eh, la, il completamento della, di, di questo telescopio, ma guarda questo progetto con un occhio molto, molto critico. Inizia a pensare a quanto sia difficile eh, lavorare uno specchio unico, primario, monolitico, formato eh, di una dimensione quindi di un diametro di 5 metri. Difficile, eh, difficile sarà la lavorazione del, del vetro, la levigazione scusate del vetro, è difficile è fondere lo specchio, il vetro stesso, ma ehm, questo in realtà porta a una difficoltà ulteriore perché un diametro più grande vuol dire dare uno spessore più elevato allo specchio per evitare deformazioni e quindi un peso maggiore. Questo peso maggiore, però, poi bisogna essere in grado di poterlo movimentare, orientare ehm, durante le lunghe osservazioni. E quindi, Horn ehm, capisce che in realtà se si vuole andare avanti bisogna probabilmente cambiare qualcosa. E nel 1932 scrive: L'industria dei telescopi del tipo attuale è poco lontana se già non l'ha raggiunto dal suo cimento massimo. Ora vi presento quindi l'idea di Orna proprio come lui eh, la pubblica nei propri articoli. La fusione e la levigazione di così grandi blocchi di vetro trascendono le forze umane. Invece di costruire un grande specchio come superficie riflettente di un telescopio, perché non costruirne tanti piccoli? Costano di meno ed è più semplice farli, metterli insieme come in un mosaico, posizionarli opportunamente e farli funzionare come se fosse uno specchio unico. La confezione di tasselli dello spessore di un centimetro e dell'area di un decimetro quadrato è impresa facilissima per un'officina ben attrezzata. Allora, una frase che non ho sottolineato ma che in realtà ci. Eh, ci tengo a farvi notare: costano di meno. Eh, per ORN è fondamentale cercare, siccome diciamo di fondi non ce n'erano molti neanche allora. Eh, per ORN è importante cercare di fare, eh, di fare ricerca, di andare avanti nella ricerca, nonostante magari non ci siano le possibilità, molte possibilità economiche, e quindi questo può essere un escamotage per poter eh, comunque proseguire nel proprio lavoro. Il progetto che egli pubblica nel 1932 è il seguente, quindi uno specchio composto però da 80 tasselli trapezoidali e del diametro di un metro. Ciascuno di questi tasselli doveva essere posto, vi faccio, allora vediamo, su una lastra di marmo, è fissato a questa tramite tre supporti a vite, ovvero questi. Questi tre supporti a vite sono in realtà importantissimi perché non è che fissano direttamente lo specchietto sulla lastra di marmo, ma gli consentono ehm, la regolazione e quindi il movimento sia verticale sia orizzontale sulla lastra di marmo stessa. La curvatura dello specchio deve essere sferica e deve essere di circa 20 metri, e quindi una conseguente focale di 10 metri. Queste, le, queste distanze, la focale e il raggio di curvatura, sono in realtà però dettate a Horn dal luogo dove lui in realtà vuole eh, posizionare lo strumento. Cioè, l'ultima stanza sulla torre della specola bolognese. Siamo nel 1932, abbiamo detto che Loiano sarà inaugurato nel 1936 e quindi ehm, è questa l'unica postazione dove Orn può posizionare lo specchio. Vi dicevo: quindi, nell'ultima sala, che è questa, la sala della, si chiama Sala della Torretta, e dove qui è praticamente possibile accedere anche alla terrazza. Vi faccio quindi vedere sempre il progetto. Allora abbiamo detto lo specchio posto ehm, a circa 50 cm dal pavimento e poi dallo specchio fino al foro sulla terrazza ci sono giusti giusti circa, anzi circa 10 metri. Appena al di sopra quindi alla terrazza eh, si ha il piano focale. Il piano focale è importantissimo sia perché qui viene posizionata la lastra sensibile sia perché è proprio da questo punto da dove viene effettuato l'aggiustamento dei tasselli tramite i tre supporti a vite che dicevo prima. Orna eh, inizia a parlare della propria idea nel mondo. Eh, fa un viaggio in America, sempre nel 1932, e al rientro eh, scrive queste parole sempre in una lettera. Eh, Un'altra cosa che devo dire è che Horn prova anche a parlare della propria idea con l'astronomo Ricci, l'importante costruttore di telescopi. Eh, non sappiamo, però eh, diciamo che in archivio non è presente nulla che poi ci dica come sia andato a finire questo incontro. Ma scrive eh, questa frase, la mia idea ha trovato molto plauso in America, un astronomo dell'osservatorio di Harvard tenterà per conto suo la costruzione dello specchio. Noi eh, anche di questo, di questo astronomo non sappiamo se poi sia andato effettivamente avanti, eh, abbia provato nel, eh, a costruire questo strumento, ma eh, sicuramente Orna, parlandone con varie persone, ha iniziato a diciamo, diffondere un po' la propria idea e quindi la possibilità di modificare gli specchi primari di, dei telescopi. Decide quindi di contattare alcune ditte, molto importanti, soprattutto le prime due, eh, per poter mettere eh, in pratica, per iniziare a testare la propria idea. Queste sono la ditta Filotecnica di Milano, la Zeiss di Iena, con la quale era già in contatto per il telescopio di Loiano, e poi un artigiano fiorentino, eh, Ciabilli, e poi un artigiano fiorentino, Ciabilli. Questo perché le prime due ditte, che abbiamo detto essere le più importanti, in realtà inizialmente si rifiutano di, mettere, eh, di provare a costruire il progetto di Orna, mentre invece l'unico che, ci prova è questo artigiano fiorentino. Sempre nel 1932 Orna fa richiesta di privativa industriale del proprio strumento. Questa è la domanda appunto eh, fatta da Orna e ehm, nella domanda è presente un'accurata descrizione dello specchio. Le rivendicazioni, cioè delle parti che dovevano essere, eh, indicare le parti essenziali, e nuove dell'invenzione stessa, e poi alcune stampe del progetto. Eh, in questa richiesta di privativa industriale, Horn mette in risalto i pregi e i difetti dello strumento. I pregi erano i seguenti, la piccolezza della superficie da levigare, come abbiamo detto prima, la curvatura sferica più semplice da ottenere rispetto a quella eh, parabolica e ehm, in realtà la curvatura sferica è una curvatura che nel tempo è stata eh, diciamo, abbandonata perché dà delle distorsioni, dei difetti nell'immagine, ma in realtà Horn ha trovato anche la possibilità di correggere l'aberrazione sferica. L'aberrazione sferica per ORN è possibile correggerla andando. Questi sono praticamente i gironi dello specchio che abbiamo visto prima, e mh, andando però a rialzare ciascun, leggermente ciascun girone, sempre andando verso, eh, più verso l'esterno, è possibile appunto fare questa correzione ed evitare l'aberrazione sferica nelle immagini. ORN però è eh, consapevole. Del, del grande difetto anche di questo strumento. Cioè lo specchio è praticamente fisso sulla lastra di marmo. La, quindi non è possibile orientarlo per fare osservazione verso qualsiasi oggetto, ma le osservazioni saranno limitate allo zenith. Allora, abbiamo detto giugno 1932 domanda di brevetto per, per richiedere il brevetto. Eh, la risposta da Roma però gli arriva alla fine del 1933, è passato un anno e mezzo. In questo anno e mezzo Orn non è ancora riuscito ad ottenere dei tasselli che fossero decenti dall'artigiano fiorentino. E quindi diciamo che questa è l'unica spiegazione che ci siamo dati alla risposta eh, che Orn dà a Roma. Da Roma quindi non gli arriva. Una semplice accettazione della domanda, ma eh, Roma vuole praticamente una modifica della, eh, della richiesta di brevetto, una modifica della domanda. Probabilmente proprio perché Orn eh, non è ancora riuscito ad ottenere dei tasselli decenti, la risposta di Horn non è una semplice modifica, ma Ri, eh, addirittura chiede di poter ritirare la domanda stessa. Probabilmente questa idea non brevettata eh, può, ehm, anzi sicuramente ha contribuito al non riconoscimento di tutto il lavoro della grande idea che invece è stata sua, cioè per, te, per i telescopi che si utilizzano, eh, come vedremo anche più avanti oggi, cioè telescopi segmentati. Horn però non si arrende e ehm, nel 1935 riesce a convincere la ditta filotecnica e a ottenere 10 dei primi 80 tasselli trapezoidali. Ehm, questa è appunto una fotografia dell'epoca sempre, eh, quindi dei primi 10 tasselli ottenuti e vi faccio vedere anche Horn in cima alla terrazza dove... Praticamente si ha il piano focale con tutta la strumentazione utile sia per l'aggiustamento dei tasselli, sia per eh, sia il portalastre per ottenere le immagini. In realtà di questi 10 tasselli, solo 8 sono come orn vuole, però quest, eh, diciamo che questi 8 sono comunque importanti perché. Gli danno la possibilità di capire se effettivamente la sua idea è corretta oppure no. Inizialmente, la prima, le prime fotografie, il primo test che fa, ehm, lo fa praticamente mantenendo lo specchio immobile, perché abbiamo detto che non, non avrebbe potuto fare altrimenti, ma mantenendo anche la lastra sensibile immobile. In questo modo, quindi, eh, non si ha la fotografia della stella, ma si ha praticamente la scia, la traccia che la stella eh, lascia sulla eh, lascia impressa. Vi faccio prima osservare però la fotografia eh, 7B, perché vedete che eh, vi è praticamente un, un aumento dell'intensità della traccia. Questo è dovuto al fatto che Orna, per capire, per testare la propria idea, non, non inizia direttamente a fare osservazione con tutti gli otto tasselli, ma solo con due. Li mantiene quindi coperti gli altri sei e poi li scopre due alla volta. In questo modo l'immagine, la traccia, inizia, eh, è sempre più marcata quindi da qui inizia con i due fino ad arrivare a 8. In 7A invece fa eh, l'osservazione con direttamente tutti quanti gli 8 tasselli. Quando anche gli ultimi due sono realmente eh, pronti, eh, lo specchio è pronto per fare la prima e vera propria fotografia astronomica. In questa fotografia eh, noi possiamo riconoscere solo tre stelle, ma in realtà nella lastra sensibile originale se ne, eh, se ne contano una dozzina. Ok, quindi è stata fatta però con lo specchio immobile, ma la lastra sensibile in movimento. Orna. Eh, prosegue la ricerca di tasselli ancora diciamo, più, eh, più precisi e riesce a convincere anche la ditta Zeiss. La ditta Zeiss così nel 1937 eh, dà ad Horn altri dieci tasselli, Horn prosegue i suoi studi, in particolare però studi di ottica, di certo non può immaginare che eh, gli studi in realtà si, fer si fermano da lì a breve. Per l'entrata in vigore delle leggi razziali. Eh, nelle lettere di, que eh, di questo periodo Horn è particolarmente provato dalla notizia, naturalmente, ehm, deve abbandonare il proprio lavoro, ma in realtà non è tanto dispiaciuto per ehm, dover lasciare quindi la carica universitaria, ma in realtà il suo dispiacere è legato principalmente allo specchio a tasselli. E alla rivista divulgativa Celum. Inizialmente non accetta assolutamente ehm, questa decisione e fa di tutto nella notte di, per provare ad andare a, a proseguire con gli esperimenti allo specchio tasselli. Cerca di andare alla torre di nascosto. Il suo successore, Francesco Zagar, inizialmente dà la possibilità. Horn di, eh, di proseguire con gli esperimenti. Ma eh, contem contemporaneamente, poco, molto poco dopo, eh, chiede al rettore Alessandro Ghigi, un forte sostenitore delle leggi razziali, se effettivamente Horn può proseguire il, um, le sue ricerche scientifiche allo specchio a tasselli. Naturalmente, ancora prima di ricevere la risposta, sia Horn sia Zagar conoscono eh, il contenuto? La risposta assolutamente no e quindi per questo motivo diciamo inizia eh, davvero la... Eh, cioè Orna forse solo in quel momento si rende conto della situazione in cui si trova. Inizialmente Orna rimane comunque a Bologna in eh, via Santo Stefano. Questo perché in, eh, prima in realtà lavorando all'università aveva la possibilità di avere l'appartamento all'interno della torre della specola, quindi si sposta eh, diciamo ma rimane sempre in città. Quando le cose peggiorano, la situazione peggiora ulteriormente, si, si rifugia a Faenza. A Faenza grazie all'amico. Astrofilo Giovanni Battista Lacchini. È solo grazie a lui che ehm, Orna negli anni della seconda guerra mondiale, mondiale riesce praticamente a salvarsi. Prima eh, diciamo viene ospitato da alcune famiglie all'interno della città e poi in campagna. In questa lettera del 1939. Horn, eh, naturalmente, che scrive Horn a Lacchini, addirittura dice che eh, le persone che corrispondono ancora con Horn si possono contare sulle dita di una sola mano, eh, quando invece in realtà eh, abbiamo tantissime lettere prima dell'entrata in vigore delle leggi razziali. Allora. Nel 1945 Horn però può rientrare eh, a Bologna, può riprendere il proprio lavoro e ehm, questa è una cartolina che scrive a una nipote a Roma. In questa cartolina Horn parla della situazione che trova al proprio rientro, eh, principalmente possiamo dire della, della stazione osservativa di Loiano. Che vi, della quale vi faccio vedere una foto che è fortemente segnata dal passaggio del fronte. E un'altra cosa importante che scrive Horn eh, nella cartolina è la seguente: Se non fossi stato legato a Bologna dallo specchio Tasselli e da tante altre cose, come ad esempio in queste possiamo mettere celum, avrei chiesto di essere trasferito altrove. Vi faccio anche vedere. La nota che scrive, che aggiunge a mano. Ditemi se Marco, probabilmente un parente, è a Roma e se ha salvato la famiglia. Chiede quindi informazioni. Eh, I tasselli che. Trova il suo rientro, cioè i primi 20 tasselli degli anni 30, sono in realtà anche quelli in condizioni estremamente critiche, pietose. Horn però mh, si dà da fare, non si, non, si fa, non si blocca assolutamente, i soldi non ci sono: quei pochi che c'erano prima ora non ci sono assolutamente e decide di costruire in completa autonomia lo specchio. I tasselli insieme al solo tecnico di laboratorio. Eh, riesce a completare lo specchio quindi nel 1946, ma diciamo probabilmente un po' la prima lavorazione, un po' l'accelere anche lavorazione di questi tasselli, eh, alla, diciamo, al completamento dello specchio. In realtà i risultati che Horn ottiene non sono quelli desiderati, ma in realtà. Molto probabilmente il mettersi proprio a levigare gli specchi fa capire a Orna che bisogna modificare il progetto. E' così che cambia eh, diciamo, il tassello, aumenta l'area del tassello da un decimetro quadrato a 3,5, ma soprattutto cambia la forma da tra tasselli trapezoidali passa a tasselli esagonali. Nel 1949 prosegue, eh, completa anzi, il, il, completa lo specchio e inaugura il telescopio a tasselli esagonali, formato però da solo da 19 tasselli esagonali. Ehm, naturalmente anche questi sempre lavorati fatti da lui. Anche questi devono essere fissati al marmo tramite tre supporti a vite, posizionati anche questi all'interno della torre della specola, ma ora il tempo di aggiustamento richiesto dei tasselli è di circa 3-4 ore. Da e questo, questo è un lavoro che va fatto ogni sera prima di fare osservazione, se va bene una volta, quando non va bene anche magari più volte durante eh, la serata, la notte. Orn quindi capisce che in realtà bisogna modificare ancora qualcosa. Ehm, questo tempo di aggiustamento dei, che detto, eh, scusate, eh, aggiustamento dei tasselli che abbiamo detto essere effettuato dal piano focale, in realtà può essere eh, fatto anche dal centro di curvatura e se fatto dal centro di curvatura il tempo può diminuire notevolmente. Ed è per questo motivo che cerca ulteriori fondi, li trova e eh, ha la possibilità di perforare quattro piani della specola. In questo modo, abbassando praticamente il livello, vediamo, okay, il livello dello specchio e posizionandolo qui, è possibile arrivare al centro di curvatura che si trova qui, al di sopra della scaletta. Questa è una fotografia dell'epoca e questo è il tecnico eh, che aiuta Orna eh, in laboratorio. Il tempo di aggiustamento diminuisce a soli 45 minuti, quindi tempistiche molto più, eh, più veloci da effettuare anche più volte durante eh, le osservazioni. Al di sotto dello, dello specchio viene ricreata una vera e propria stanzetta dalla quale è possibile sul soffitto regolare le viti i tas dei tasselli. Prosegue perché lo specchio non è ancora completo e nel 1952 inaugura lo specchio finale, diciamo, formato da, quindi da 61 tasselli esagonali e con un diametro, un'apertura di eh, 1,8 metri. E naturalmente poi ciascun tassello è fissato tramite tre supporti a vite, che vi faccio adesso vedere. Ecco, questa è la stanzetta, una fotografia di oggi. Questa come è possibile ehm, vedere le viti al di sotto dei tasselli. Okay. Con questo strumento Orn inizia a mappare tutto il cielo che passa sopra, eh, sopra Bologna. Ottiene circa 17.000 lastre fotografiche. E ehm, insieme sempre all'amico Giovanni Battista Lacchini, riesce a scoprire anche una decina di stelle variabili. La magnitudine limite che si riesce a raggiungere con questo strumento è la diciottesima, ma in realtà eh, in um, alcune testimonianze eh, si parla anche di che se ci si trova in condizioni ottimali si può andare anche oltre. E questa appunto, è appunto una delle fotografie fatte eh, in quell'epoca. Vi faccio vedere un'altra immagine. Queste sono le casse sempre poste, eh, diciamo nella sala, da dove è possibile rego regolare le viti, e in queste casse sono cust custodite le lastre sensibili. Questa è sempre una fotografia fatta oggi. Eh. Orna eh, cerca poi applicazioni per lo specchio a tasselli. Ehm, in vari, eh, diciamo, in, in vari campi. In particolare, eh, uno dei tanti progetti a cui egli pensa e di cui vi parlo adesso è invece il progetto ehm, di posizionare un telescopio a tasselli nelle grotte di Castellana. Questa è una fotografia sempre dell'epoca fatta da Orna, qui c'è una scaletta e in realtà questa parte è possibile eh, visualizzare riconoscere un omino, e eh, Orn in, in queste grotte, avrebbe voluto eh, costruire la superficie riflettente più grande del mondo, cioè un telescopio con un'apertura un di 5,10 m. Siamo nel 1955 e il telescopio Hale di cui abbiamo parlato prima, in realtà ha trovato effettivamente tutte quelle, ha incontrato tutte quelle difficoltà che Horn aveva immaginato ed è stato inaugurato solo nel 1948, quindi pochi anni prima. Questo telescopio deve, avrebbe dovuto essere composto da 217 esagoni, avere un raggio di curvatura di 64 metri e di, quindi una focale di conseguenza di 32 metri. Purtroppo questo progetto non è stato poi portato a termine, come sappiamo, eh, principalmente per motivi economici. Abbiamo detto quindi che il primo progetto di Horn risale al 1932, ma che lui inizia comunque a parlarne e a, pub fare, a pubblicare la propria idea. E quindi possiamo dire che eh, la notizia, l'idea, intanto inizia un po' a circolare. Nel 1949 inizia ad essere presente, ehm, diciamo che esce un articolo del quale si parla di questo strumento, di questo progetto fatto da un astronomo finlandese, quindi con uno specchio sempre a tasselli. Nel 1954 anche altri, ehm, diciamo, ci sono altre pubblicazioni di altri, di altri strumenti che prevedono sempre specchi primari. Eh, specchi primari a, eh, a tasselli, di un australiano e di, una, di uno statunitense. Ma in realtà tutti quanti questi progetti, diciamo, che sono rimasti sulla carta non sono stati mai portati a termine. Forse di questo si è provato, diciamo, a fare qualcosa, mm, a, diciamo, a realizzarlo, ma non è mai stato eh, utilizzato realmente per fare ricerca, mentre invece abbiamo visto che con il telescopio di Horn degli anni 50 soprattutto ehm, si sono ottenuti dei risultati importanti. Quindi possiamo dire che dopo Horn assolutamente nessuno di questi tre telescopi è stato realizzato e quindi bisognerà aspettare il 1979, cioè l'inaugurazione del Multiple Mirror Telescope, per avere un telescopio eh, il cui telescopio, eh, un telescopio il cui specchio primario sia formato da più specchi. Purtroppo, però, nel frattempo, tu, diciamo, la maggior parte delle persone si sono dimenticate completamente di tutto il lavoro fatto da Orna negli anni 30 e negli anni 50, tutti quanti a parte uno, diciamo, eh, c'è cioè l'astronomo Luigi Iacchia. Luigi Iacchia è un astronomo allievo di Horn negli anni 30, quindi durante la progettazione del primo telescopio e eh, soprattutto ehm, presente anche durante ehm, l'idea di fondare la rivista divulgativa Celum. È anche lui ebreo e si rifugia in America con l'entrata in vigore delle leggi razziali, quindi nel 1938. Ed è così che all'alba dell'inaugurazione del Multiple Mirror Telescope, eh, Iacchia scrive un articolo su Sky ehm, ⁇ Telescope. In questo articolo, Iacchia ehm, parla di tutto il lavoro, di tutto il progetto di Orna. Ehm, Dice che in realtà il, questo progetto, questa idea in Italia soprattutto non è stata assolutamente capita e anzi a volte è stato anche eh, preso in giro. Ma che dobbiamo considerare il telescopio di Bologna come in realtà il progenitore del multiple mirror telescope. In uno dei pochi colleghi, diciamo, ehm, Amici di, di Orna, uno dei pochi colleghi amici di Orna, eh, negli anni 50 scrive un, eh, un articolo del quale ho preso questa frase: saranno dunque a tasselli i telescopi dell'avvenire. Noi oggi proviamo a dare, possiamo e proviamo a dare una risposta. Vi solo vedere, ve ne faccio solo vedere alcuni. Questi sono i telescopi gemelli Keck che sono presenti alle Hawaii e so, eh, ciascuno di questi telescopi è formato da 36 esagoni per un diametro totale eh, di 10 metri. Quindi anche questi sono formati da esagoni e sono tuttora in uso questi, eh, questi strumenti. Nel futuro, invece, eh, Avremo anche altri eh, telescopi il cui specchio primario sarà formato da tasselli esagonali. Un esempio è questo, lo European Extremely Large Telescope. Questo sarà formato da 798 esagoni e avrà un diametro di circa eh, 40 metri, di quasi 40 metri. Orna però, nel 1932 già scrive: È forse vicina l'epoca in cui si chiamerà piccolo anche il gigantesco specchio californiano di 5 metri d'apertura. Possiamo ora mettere a confronto i vari telescopi, i vari specchi primari dei, di numerosi telescopi. Vi faccio solo notare: Allora, qui in alto abbiamo eh, il telescopio di Horna degli anni 50, questo è il telescopio Hale, Mentre invece questi sono i CAC e questo è l'European Extremely Large Telescope. Ed effettivamente, anche ehm, diciamo, per, questa, per questa frase scritta, Orna possiamo dire che aveva assolutamente ragione. Anche naturalmente, per tutti questi strumenti, un bisogna fare una, eh, una sorta di aggiustamento, quello che richiedeva tanto tempo ad Orna. Ed è per questo motivo che con l'introduzione della digitalizzazione delle immagini e dell'elettronica eh, diciamo, la situazione è completamente cambiata e sono state così inserite delle ottiche, che si, eh, sono dette ottiche attive e ottiche adattive, che danno la possibilità di deformare gli specchi di questi strumenti eh, diciamo, eh, nuovi. A seconda di quello, diciamo, per evitare poi ehm, deformazioni sempre nelle immagini o problemi, comunque nelle immagini, le tempistiche, però, di questi nuovi aggiustamenti dei tasselli sono in realtà di eh, secondi o frazioni di secondo. Quindi addirittura. Tempi assolutamente impensabili all'epoca di Orna, di quando magari cercava di sistemare i propri tasselli dal piano focale, ci impiegava appunto da letrare quattro ore, quando andava bene. Allora, Orna muore nel 1967, ma eh, in realtà mh, scrive... Eh, fino a pochi mesi prima. Infatti questo è un articolo del 1966 nel quale scrive L'impossibilità di ottenere immagini meglio definite finché si rimane dentro l'atmosfera della Terra spinge l'astronomo a portare i mezzi ottici fuori dall'atmosfera. Essendo uno degli ostacoli il gran peso dello specchio, si finisce per ricorrere allo specchio tasselli relativamente poco pesante. E eh, in realtà anche questo è quello che noi oggi osserviamo per i telescopi che sono in progettazione. Cioè ad esempio il James Webb Space Telescope sarà un telescopio formato da 18 esagoni, anche questo con un diametro di 6,5 m, e, e in teoria dovrebbe essere lanciato appunto nel, nel 2021, salvo ulteriori posticipi. Come ho già detto, mh, purtroppo negli anni il lavoro di Horn è stato eh, dimenticato, ma in realtà nel 2018 c'è stato un primo riconoscimento eh, a Horn per tutto il lavoro fatto e questo riconoscimento si ha proprio a Catania. Ehm, questo è il telescopio Astri. È un telescopio che si trova alle pendici dell'Etna, serra la nave, ed è il prototipo di, di, del Cherenkov Telescope Array. Eh, in realtà questo è un progetto molto ambizioso, eh, bisognerà costruire 120 telescopi, però questi non saranno tutti uguali, saranno di piccola, gran, eh, piccola media e grande taglia. Questo è il prototipo per ehm, i telescopi di piccola taglia ha superato già diversi test e, e, comunque, e quindi adesso diciamo, sta proseguendo il lavoro per entrare eh, poi completamente eh, in, in azione. Ecco. Questo quindi ha 4 metri di diametro, ha 16 tasselli esagonali e come vi dicevo eh, il... 10 novembre 2018 è stato intitolato a Guido Horn d'Arturo, il padre degli specchi a tasselli nella ricerca astrofisica. Speriamo che sia solo un primo importante riconoscimento, ma che ce ne siano degli altri, perlomeno che sia ricordato per tutto il lavoro fatto. Con questo concludo, vi ringrazio e rimango disponibile nel caso ci siano curiosità. brava direi e ci ha fatto capire mm. un pochino che fatica c'è dietro. C'è lo spazio per qualche domanda? Qualche domanda? Chi desidera chiedere qualcosa? qualcosa? No, hanno curvatura sferica. Anche loro, cioè sia il, eh, il, vabbè, il telescopio, poi lo specchio in realtà viene modificato per evitare l'aberrazione sferica, ma eh, ogni tassello deve avere curvatura sferica. Infatti, ORNA, eh, quando gli arrivano quelle di Ciabilli, controlla tutte queste curvature che corrispondano, ma in realtà, ad esempio, eh, queste non corrispondono sempre, e proprio per questo motivo, non è assolutamente contento perché se le curvature, le focali non sono perfette le immagini non possono esserlo. Oggi come avviene col controllo numerico? Sì, beh, oggi è cambiato... C'è un pistone dietro ogni specchio? Una cosa che sì, ci sono degli attuatori che comunque modificano e Uno considerano tutti. Eh, esattamente, penso che dipenda anche dalla, dalla tipologia di strumento, poi a seconda delle ottiche anche se sono presenti sul, pri, sul primario o sul secondario. Sì come viene verificata la continuità della, della sfericità tra uno specchio e l'altro? La continuità della sfericità... Sì, è perché se io ho due specchi sferici deve essere la sfericità... Deve sì, essere sì, 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 no, è tutto controllato tramite computer comunque, assolutamente. Ah, quindi da dietro viene controllata anche... Cioè, quelli di oggi ma... sì. Quelli quelli di, di oggi, si riferisce sì. a quelli di oggi? Sì. sì. Cioè, sapendo com'è la sfericità, io la... Sì, amo. no, in realtà lì sì, non si basa più solo sulla sfericità, ma si, vengono proprio deformati anche eh, in base, ad esempio, alla turbolenza dell'aria. Quindi quelli vanno proprio ad essere modificati per evitare mh, qualsiasi problema, non solo magari semplici aberrazioni. Ma tutti che materiale sono fatti di vetro? Sì. E dietro lo specchio come viene realizzato? Cosa c'è dietro? Eh, allora, ci sono dei sistemi elettronici complicati. No, no? ma dietro cosa c'è? Argento, cosa c'è dietro? Ma non è è davanti, davanti? È davanti? Ah sì? Quindi il rifrangente è alluminio? Sì. Strano che venga messo sì. il vetro, comunque, va bene, grazie, grazie. Niente, è un vetro particolare. Scusi, la differenza tra adat adattativa sì, attiva o, o e passiva. Ad o attiva. Sì, o gliela attiva. la faccio rivedere Grazie. velocemente. Allora, eh, l'ottica attiva principalmente compensa deformazioni che può avere lo specchio a causa di, ehm, ad esempio, della gravità o di sbalzi termici. Quindi di cioè viene modificato lo specchio a seconda di deformazioni che questo può avere, mentre invece nell'ottica adattiva ehm, andiamo noi, diciamo, a modificare lo specchio a seconda della turbolenza che è presente nell'aria, quindi ehm, per, diciamo, scopi differenti, ecco. Ma il James Webb Telescope come sarà invece? Allora quello, allora, quello è spaziale, quindi eh, sarà completamente diverso, bisognerà eh, attivarsi in, in altro modo. Sicuramente eh, per la turbolenza dell'aria, essendo spaziale, non ce ne sarà bisogno. Però lo hai capito? Sì. E per quello... dopo vabbè, Grazie. non so entro fino allo a che punto. Entro nello specifico, <ride> sì, sì, quindi riserviamo i tecnici, della, sì. a noi basta intuire direi un po', ecco. No? <ride> Bene, qualcun altro? Però ci sarà un'altra lezione che poi terrà il nostro Christian ancora sui telescopi e quindi penso che potremmo completare, però questo senz'altro è una bella informativa perché ci fa capire un po' eh, dove siamo diretti, ecco, dove... Bene, se non c'è nessun altro vi ringraziamo, vi auguriamo una buona, eh, beh, buona sera, un buon fine settimana, ormai domani è sabato, e grazie. Il prossimo incontro invece, mi dimenticavo, eh, avremo Claudio Lidoro, eh, 10, 100 e 1000 terre. Ormai questa ricerca di pianeti, okay. sapete o no, eh, crescono poi con questi strumenti, e quindi è un tema. Ormai stanno cercando proprio quei eh, pianeti che hanno un po' le caratteristiche della Terra, la distanza giusta, che abbiano acqua. Quindi direi che anche la, il prossimo incontro eh, sarà un tema affascinante. Ringraziamo ancora la nostra Grazie relatrice. A Grazie a voi. Grazie.